modernizzare, o meglio, non solo per modernizzare e migliorare il paese, ma per eliminare le opposizioni interne ed esterne ad un progetto di stabilizzazione dell'Italia, che era però contemporaneamente un progetto di egemonia personale. Questa è stata persino ammessa, questa circostanza, e questo ha determinato un rigetto potentissimo che è culminato il 4 dicembre, ma che va avanti e non si ferma, perché in politica, quando si creano meccanismi del genere, quando si rompe il rapporto di fiducia tra le leadership e il paese intero, è difficile ricostruirlo, molto difficile. E per ricostruirlo occorrerebbe una critica profonda, occorrerebbe una discussione vera, autentica, occorrerebbe vedere sul volto delle persone la verità che riemerge assieme ad un'autocritica che non può essere solo formale, non può essere solo il frutto dello stimolo di uno spin doctor che ti suggerisce di tenere certi atteggiamenti, di adoperare certe parole piuttosto che altre. La politica, io l'ho vista funzionare nella mia città, l'ho vista funzionare nella mia regione. Nel giro di 10 anni questi luoghi sono cambiati totalmente, quindi vuol dire che è possibile che in ogni luogo dove c'è degrado, io guardo i tanti esponenti dei comuni amministratori del sud che vivono situazioni difficili, che non hanno nulla, anzi ammirano le città del nord, ne hanno studiato, hanno vissuto, hanno i loro parenti, hanno le loro storie, non c'è nulla che divida il sud dal nord. E io penso che però qualche cosa bisognerà pure che un grande partito della sinistra, ci sarà pure qualcosa che appunto un grande partito può fare per cambiare la realtà e non semplicemente l'apparenza. Ho definito, forse con una frase un po' forte, il nulla lucente, le ultime convention, le ultime kermesse politiche, perché io non sono riuscito a individuare, diciamo, un solo elemento di cambiamento. E dunque le ragioni di questa mozione plurale sono soprattutto nel tentativo di cambiare, nella nostra voglia di cambiare questo partito e di restituirlo da un lato la sua tradizione, ma soprattutto il suo futuro. È necessario che questo futuro venga concepito all'interno del Partito Democratico, dentro la società italiana, e che si abbia attraverso questo strumento che noi non abbiamo eletto l'ultimo Presidente del Consiglio, è diventato Presidente del Consiglio grazie alle primarie del Partito Democratico. Le primarie del Partito Democratico sono in grado di cambiare la storia di questo Paese.